Mi pare che questa sezione, diciamo, di storia della psichiatria del congresso, che si svolge così in ora antelucana e alla presenza di pochi, però ha affrontato due temi importanti. Perché? Il primo perché una delle critiche che sono state fatte al libro di John Foote sulla psichiatria radicale in Italia è stata proprio quella di avere scritto una psichiatria del centro-nord, lasciando una lacuna in tutto il meridione e quindi particolarmente nell'esperienza di Sergio Piro, che certamente era più significativa tra le esperienze del sud. E anche Gerardo Favaretto, affrontando questa sorta di buco nero storico della vicenda della MOPI negli anni precedenti alla legge, affronta un tema che viene spesso evocato perché è quasi un rito, no? Tutte le volte che si nominano i vari soggetti che hanno contribuito alla legge si parla anche della MOPI, ma poi dentro questa scatola, dentro che cosa effettivamente accadesse nella MOPI, non mi pare di aver mai visto nessuno mettere effettivamente il naso, e anche questo è sostanzialmente assente, per esempio, dal libro di Foote, anche da quello della Babini, direi. Cioè, la MOPI è sempre nominata, ma esattamente chi siano le persone della MOPI, che cosa si dicano, è difficile trovarlo. C'è qualcosa, direi, nel libro di Andrea Rata che abbiamo visto presentare ieri, però da un vertice molto, molto personale, ecco, quindi direi che mancava uno sguardo propriamente storico. Con il libro di Andrea è più una testimonianza, con un libro di storia qui effettivamente si guarda dentro la MOPI che cosa succede. E mi pare che la vicenda di Piro, che si iscrive tra l'altro in un manicomio privato, e questo è già un elemento particolare, poi entra, diciamo che forse meglio rispetto ad altre esperienze, ci fa comprendere la connessione che c'è stata tra la lotta antistituzionale, l'impegno per il cambiamento concreto della psichiatria attraverso la chiusura del manicomio, che era forse un obiettivo più chiaro a Basaglia, al gruppo basagliano, e invece una critica complessiva, diciamo, della psichiatria, che è più proprio dell'atteggiamento di Piro, che in effetti punta sia alla trasformazione dell'istituzione, ma si dedica anche per una gran parte della sua attività ad una riformulazione anche molto originale, addirittura del lessico, diciamo, proprio della psichiatria. Cosa questa che, devo dire almeno personalmente, non contribuisce alla intelligibilità di questo autore, di questo intellettuale, perché il fatto di ricorrere ad un lessico fortemente soggettivo, fortemente particolare rispetto al lessico comune degli psichiatri, ne rende poi la lettura in molti casi abbastanza complessa, ecco, abbastanza impegnativa. Lo rende forse meno intelligibile rispetto ad altri autori di quegli anni, Basaglia per primo, che si legge, direi, senza nessuna difficoltà. Sulla questione della MOPI mi pare che c'è un po' tutta la tensione di quella che era l'atteggiamento, diciamo, della psichiatria dei manicomi, insomma, in quegli anni 60-70, dove probabilmente io credo che debba essere riconosciuto al gruppo basagliano il fatto di avere con più chiarezza individuato l'obiettivo della chiusura dell'ospedale psichiatrico, ecco, mentre nella MOPI troviamo questa
questa pluralità di punti di vista, questa minore capacità di focalizzare l'obiettivo, questo continuo, diciamo, alternarsi tra una prospettiva più propriamente rivoluzionaria, che è quella della chiusura, e una prospettiva bene o male riformista, insomma, in cui si immagina la possibilità di un miglioramento un po' sull'onda della legge Mariotti, ecco. E quindi questo mi pare che sia giusto, ecco, riportarlo alla luce, perché ciascuno abbia un po' la sua parte. Ecco, io ho apprezzato molto ieri la relazione di Piero Scapicchio, che è stata una relazione molto equilibrata e che da testimone un pochino dei fatti ha attribuito anche ruoli e funzioni, con, direi, in maniera molto precisa, molto ponderata, e credo che sia un po' questa la ricostruzione verso la quale è giusto andare, ecco, cioè assegnare a chi effettivamente ha portato con più determinazione avanti quello che poi è diventato il nucleo caratterizzante in tutto il mondo della 180, quella che è stata la sua funzione, e attribuire ad altri un'altra funzione che certamente è stata quella di essere, fino ad un certo punto, fino alla metà degli anni 70, probabilmente anche un elemento di freno, di prudenza, di titubanza, e diventare però poi dalla metà degli anni 70, per quei 2 o 3 anni che hanno preceduto la 180, l'elemento di massa critica che ha fatto sì che poi la prospettiva della chiusura diventasse la prospettiva vincente. Ecco. Quindi io credo che sia estremamente utile, ecco, molto è stato scritto naturalmente sulla riforma, sulla 180, su quegli anni, però c'è sempre qualche cosa da scoprire di nuovo, c'è sempre qualche buco nero che non è stato ancora sufficientemente approfondito, e a me pare importante, ecco, che qui in questa sala, in pochi, abbiamo fatto 2 passi avanti in più rispetto a quello che era questo testo di Foot, che è il testo più importante, testo di sintesi più importante ad oggi uscito sugli anni che hanno preceduto la 180. Ecco, abbiamo fatto 2 passi in più nel conoscere elementi che prima erano rimasti in ombra. Qui siamo in pochi, ma poi speriamo, appunto, che essendo ripresi da Polit, la cosa poi possa essere anche conosciuta da più persone, come le 2 relazioni certamente meritano.